Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di come imparare a giocare un'armata. Oggi andiamo sul classico. Il classico non sbiadisce mai, è un po' come vedersi via col vento. Dura 8 giorni, 24 morti ci vogliono, ma non è male come idea. E oggi vi porto un'armata che insomma è tra quelle basilari, ma fa sempre piacere giocare. Vi I am a porto supreme patriarch. il simpaticissimo Balthasar Geld con l'impero. Tempo di finire il caricamento per il nostro amico con la faccia di bronzo. Ed anche un po' stro. Benvenuto, Lord Balthasar. Grazie. L'imperatore vuole che tu difenda i confini più meridionali dell'impero, Ecco. poiché soltanto un grande potere può sventare una grande minaccia. A me lo La chiedete. piaga dei Pelleverde si è già propagata qui. Hanno annientato la vecchia cittadina commerciale di Steingard e ora minacciano di espandersi verso nord. Al di là dei Monti Neri scavati dai nani, un'orda di orchi selvaggi si prepara a entrare nel passaggio meridionale. Nient'altro. Una meravigliosa opportunità per mettere alla prova le nuove fortificazioni a Forte Sol. Nel frattempo, gli stati dell'impero continuano a sgomitare in una coesistenza incerta. Karl Franz cerca di rafforzare la sua posizione affrontando ciò che minaccia la sua corte. Scusa. Tuttavia, ai margini dell'impero, non c'è tempo per bisticci politici inutili. E Pochi invece se li uomini fanno vantano alla più potere grande. magico di te, patriarca supremo. Mostra ai Che tuoi nemici ruffiani. la tua potenza arcana in tutto il suo Non finirò mai splendore. di dirlo, lo continuo a dire ogni video che faccio, questo qui, sto vecchiaccio, che praticamente vive alle spalle, fa il consigliere, il tuo caro è buono per Il tutti, tuo però non è di... regno è in ecco, continua quanta espansione, roba mi deve dire Nils. questo? Eppure il mondo è ancora colmo di molti mali. L'impero resta diviso e i Pelleverde continuano a minacciare le tue terre. Più in là, una forza oscura si sta raccogliendo a est e sta diffondendo la non morte. Non devi abbassare la guardia. Dammi tempo di ragionare che devo fare questa vita. Allora, impero, Balthasar Geld. Allora, fondamentalmente l'impero, a parte qualche eccezione, funziona alla stessa maniera. Ho preso Balthasar Geld perché, insomma, a me piace Balthasar Geld, Karl Franz l'ho giocato tantissime volte e, insomma, Balthasar Geld è uno svelto, ti dice le cose come stanno, ti gira Do troppo not intorno. waste my potential. Ecco, tipo, non sprecare il mio potenziale, perché neanche ti ho cliccato a già rompicogli. Vabbè. You Comunque, come summon gioca me. l'impero? Fondamentalmente abbiamo i bonus della fazione di Balthasar, che è il Solland. Prima dato montagna, armatura più 10 per unità, era reclutato più 2 per i maghi guerrieri e mantenimento meno 50% per i maghi, quindi assalto magico è consigliato. Inoltre, l'impero ha questa barretta in alto centrale. Fondamentalmente si deteriora con certe scelte diplomatiche che vengono fatte. Per confederare l'impero e avere macchinazioni imperiali che è simile al meccanismo degli elfi alti, possiamo migliorare o peggiorare le relazioni. Adesso, con il prestigio imperiale che si ottiene con insediamenti, eventi politici, battaglie, eccetera, possiamo aumentare o diminuire, insomma, il prestigio tra le varie fazioni. Inoltre, conti elettori, quando prendiamo The una Empire. fazione Who e calls? la confederiamo, possiamo cambiare anche il conte Sigma's elettore che la will. controlla. Qui è il
numero della fedeltà, più alto chiaramente più sarà fedele alla causa. E possiamo sostituire il conte lettore quando ci parte tipo, ecco, Manfred von Karsten, vabbè, alcuni dicono che è legittimo, altri no, lui rivuole prendere direttamente il regno. Comunque noi cerchiamo di lavorare attraverso questa meccanica, oltre che la diplomazia base, classica. All right. Come sto facendo adesso, fatto una gestione, non me lo prendono, mi vogliono... Perché mi vogliono qui? What? Wisteland, fatto un'aggressione, ecco, fa schifo tutto, nient'altro. Vabbè, questi li vedremo più avanti, non mi prendono niente però. E come sempre sviluppiamo, allora abbiamo un mercato di Pfeildorf già di base, non abbiamo introiti troppo grandi, sì, sviluppiamo la caserma subito, cerchiamo di riprenderci il primo territorio. Dunque Pfeildorf, Stengard, dobbiamo prenderci subito Stengard e difendere Fort Zoll. Ora, Fort Zoll è in pericolo per colpa di Vicious Puto. In questo periodo di contagio è proprio evitabile. Allora, aumentiamo il movimento. Abbiamo inoltre con l'impero, oltre che le truppe speciali, le truppe d'elite rinomate, i reggimenti della fama, ovvero abbiamo anche delle truppe speciali per ogni territorio che riusciamo a annettere o sbloccare. Abbiamo la guardia di Eldred, che non possiamo produrre adesso, ci mancano 10 turni, perché abbiamo il Solland e sono dei praticamente lancieri con scudo speciali. Noi reclutiamo senza indugio. Allora, 2 e 3 di spadaccini, e per ora stiamo tranquilli così. E cominciamo a sviluppare la tecnologia imperiale. Direi di partire subito con la crescita più 10, ordine pubblico più 2, perché siamo tranquilli. Forte Sol non si può applicare come i fortini e i cancelli degli Elfi Alti, gli introiti, perché ci darebbe 0, vedete? E quindi noi aumentiamo solo la crescita, perché l'ordine pubblico non cala, o l'incontaminato, non ci serve la crescita, perché io voglio portarlo a livello massimo. Abbiamo una guarnigione carina. E niente, obiettivi del capitolo. Allora, occupa, saccheggia 4 insediamenti, mantieni 20 unità, raggiungi il grado 5 con Balti, distruggi Veleno Nero, completa 2 delle missioni di questo, inizia il turno con 2000 prestigio. No, madonna, devo dare pacchetti di Natale e feste di frutta a tutti. Cerchiamo di mantenere il controllo. Andiamo avanti. Forte Sol viene provato e noi gli proviamo i cazzotti in faccia. Non la risolviamo neanche combattendola, perché il vantaggio era palese. Maledetti ritardati dei rubatetti. Aumentiamo le capacità di Balti, ordine pubblico migliorato. Aspettiamo di finire il reclutamento e si procede. E quindi, costruzione campo adunata ultimata, noi ci torniamo a Pfeildorf. Come parlo oggi? Allora, torniamo a Pfeildorf e... sì, sono pronto a Baltasar Stakar. Allora, ci reclutiamo altre unità di balestrieri, perché mi voglio riprendere Stengard in tutta sicurezza. Allora, abbiamo il Wissenburg, che non è proprio allegrissimo. 2 di fedeltà, 8 per Raverheim, per l'Averland. Io null non lo voglio, perché ci dà le truppe speciali col carro a vapore, e non è male per niente.
The nation calls. E ci dirigiamo dritti su Steingart e cerchiamo di riprendercelo subito. I am the supreme patriarch. Ulrich will. Minima resa, ma che minima resa? Minima spesa, massima resa. Zolland al sicuro, aumentiamo la crescita. Gli introiti li smontiamo, metterò un allevamento e aumentiamo la disciplina, l'ordine pubblico. Zitti e buoni a Mosca. Smontiamo l'unità di lancieri senza scudo e ci prendiamo 4 di quelli con lo scudo e facciamo un esercito più o meno bilanciato. Inoltre aumentiamo il fortino che controlla il pasto. Prossimo obiettivo, Karakirn, distruggere il veleno nero qui, perché è tra gli obiettivi. E gli spegniamo come si spegne una lampadina. Ottieni l'accesso al ferro, Baldasar Geld è tutta la prossima purezza dell'oro, bravo, bravo. Rabbinaccio, allora, vediamo un po', il ferro ce l'ha Karakirn, ma guarda te, a volte la vita. Moving off. Tengart, mettiamo i campi, crescita più 20, velocità reintegro, così abbiamo più possibilità di svilupparla prima. Io direi che possiamo prendere anche due unità di milizia, perché, beh, chi mi conosce sa che io adoro la milizia. E ci prendiamo anche un'ultima unità di lance. Anzi no, balestre, balestre per tutti. Abbiamo sempre unità di balestrieri per ora. E vediamo di andare a prenderci subito Karakirn prima che si barrichi troppo. Questo è inaspettato. Possiamo affrontarli e vedere di risolverla. Bilanciamento abbastanza strano. Non tentiamo la sorte perché Ranald è infame. E fino a là sei tu, amico mio. Facciamo una cosa equa. Conditions acceptable. Tiratori scelti a cavallo. Yes, sir. Mortaretto. E grandi spade a guardia del corpo di Balti. No lingering. E hanno già armatura 105, tremendo, 40. Le staffette con la carabina a ripetizione la mandiamo a scautare. E andiamo alle spalle. Andiamo vicino così passiamo la disciplina. I balestrieri tutti di quanti di qua perché ci stanno attaccando solo da questo lato. Sotto gli arcieri goblin e intanto questo battaglione qui lo portiamo pronto a intervenire, ma senza dar troppo nell'occhio. Gialli e neri fanno la loro porca figura. Ricchi, ricchi, ragazzi ricchi. Bravissimo. Swordsman! Li carichiamo. Yes, sir! Formation march! Yes, sir! Die!
Li tratteniamo il più possibile. E gliela spariamo dritta in bocca. I am master of Shalom. I am master of Shalom. Gli spariamo qualche altro bel incanto. Facciamo intervenire anche le grandi spade e anche il grande capo. Crossbows ready, general! Moving now! Mortaio sempre nel mezzo. Combattete, combattete omini. Yes, my lord. We must not relent. Ready for... I moschetti fanno il loro dovere. Continuiamo a bombardare come disgraziati. Welcome to Viet Thalia. By Ulrich's wrath. Piaga della ruggine, meno 30 al generale suo. Cerchiamo di chiuderlo il prima possibile. Sigmar commands! Now! Sigmar calls! Prepare for combat! At speed! For the Empire! Yeah! Esattamente. Un classico che non spiata mai. Ready for war! Vittoria decisiva. E che la butti via. Dunque, tesoreria, no. Io voglio continuare ad attaccare imperterrito. E già ce ne sono troppi qui di orchi. Più movimento per i ragazzi. Aumentiamo milizie locale, bonus più 2 di esperienza, perché corazza di CP 5 non è male, però già con l'esperienza aumentata risolviamo parecchio. Massimo di disciplina. So, I shall be victorious. Vediamo di farcela. Sono parecchi. Non ce la proviamo uguale. Randall questa volta lo chiamiamo in causa. Ci ha detto bene, grazie zio Ranald. E adesso mettiamo un po' di pistolieri di milizia a distrarre qua giù e anche i cavalleggeri qui. Baltasar qua si è schierato. Vabbè, non ce ne frega niente. For Heldenhammer!
La milizia la buttiamo qua giù. Facciamo una cosa omogenea. Baltasar Gelt invece che attaccherà con i suoi dalla sinistra. Cerchiamo di distrarre. Cerchiamo di portarli a spasso e ingaggiarli, fargli perdere tempo, così il resto lo faccio a pezzi. Vediamo di arrivare, no, magari teniamo il fronte, la linea. Allora, dov'è il generale suo? Ecco, è il suo. Formation, march! Mortar! War! For France! Sigmar calls! Attack! We serve the... The Empire endures! Formation, march! Teniamo il fronte. Yes, my lord. Haste, go, magic. Charge! Crossbowman, attack! Charge! Yes, sir. Charge! I am master of Shannon. Charge! Understood. Spotters the target. Go! Riequilibriamo la cosa. I am master of Shannon. Ready for war. To war! Mortar! Formation, march! Target and fire! We obey for the Emperor! Moving now! Moving faster! Bombardiamo ancora. Ho provato forse un po' troppo a tirare la corda, ma ci proviamo. Mortar! Understood! Prepare for combat! Sigmar guides us! Maledetti gobbi! Free company! Attack! The guard will be back!
Yes, sir. By Ulrich's drop! Di nuovo in mezzo a non far danno a noi ma ai ragazzi. Move out! Yes, my lord! Sigma preserve us! Haste gold magic! Fight them! For the Warhammer! For Skull Splitter! We obey! Spin them! Yes, sir! Quickly! Andiamo a difendere! Indifendibile. Forse andremo tutti in rotta, ma ci stiamo provando. Proviamo a tornare con la milizia. Now! For the twin tail comet! I am master of Shamon! Get them! By my will alone! Non voglio far crepare Balthazar, ma... Sigma preserva! Heldenhammer! Mortar! Sigmar calls! Volan Star! Crossbow! By Dalmaras! Ripeto, ci proviamo. Now before me! Voglio fargli tanto tanto male più possibile. Ci conviene ritirarci, però l'abbiamo fatto male, abbiamo guadagnato tempo, erano molti molti di più. Nessun problema. You summon me. Move. Ce ne torniamo Keti a Fildorf. What? E facciamo passare un altro turno. Questa è stata una mossa azzardata, ma li abbiamo rallentati il giusto per guadagnare più tempo, come un contro di voi. Ma che mi ha fatto? Vabbè, questa ce la segniamo, lo c'è un tipo di rancori, ce l'abbiamo pure noi, il diarietto di Balthazar Gelt. Ecco, adesso questo è importante, perché una di queste scelte ci darà più fedeltà da una delle due fazioni. Ci dice che un cacciatore di streghe è troppo zelante, si terrorizza dalla gente di Averland. Giustizia non c'è, aiutare Averland a conquistare il cacciatore di streghe, prestigio meno 500, fedeltà più 1. Vabbè, possiamo spendere non fare nulla, non è il... lascia che il cacciatore di streghe svolga il suo dovere. Corrompe il cacciatore di streghe. Più fedeltà per l'Averland. Vediamo un po' se... All right. Abbiamo raggiunto il 9 con loro. To battle in these dark times, we should... Yes! Approach and make your offer. Ma non ci dà... Onward! Caracchia. Completamente pazzi, senza motivo alcuno, mi hanno attaccato male. I am ready. Are you? The Empire. Mm-hmm.
Il veleniero ha deciso di smettersi da solo, mi fa un piacere. E che sono davvero... bisogna essere davvero tanti e prestarsi. Rimpilziamo le truppe. Forte Zol dovrebbe essere quasi pronto in teoria. Allora, infatti è di livello 2, sta crescendo un surplus. Yes. Noi andiamo a Stengard per stare relativamente tranquilli, ma... è tutto un cavolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uno di milizia. No, la milizia ce l'abbiamo già e allora squadra C. E ora noi dovremmo sdinare Karakirn, però è infatti uno già ha preso il via. Vediamo un po' dove sono andati a finire. Lo vedremo che è il fatto. Gli uomini bestia attaccano Becaf, io posso spendere tot soldi o prestigio per inviare e avere un supporto attuale dall'Ostermark. Il problema è che io ho sia pochi soldi che poca voglia. Allora, fedeltà di Ostermark è... meno 1 attuale 3, Ostermark si difende solo contro gli uomini bestia, se no 2000 monete non posso. Posso o inviare esploratori o non fare nulla. Non farò nulla, mi dispiace. Crescita meno 5 per ora, autorità imperiale. Vabbè. Sigma's will. Talabeclan già non esiste più, beh, sono right. Proprio contenti. True King, men of the Empire, what brings pointless, futile. Malta Sargetta c'ha veramente l'astio di tutti addosso. I am the Supreme Patriarch. The nation calls. Noi ci piantiamo qui in imboscata dentro la foresta. Abbiamo un 79% per... no, possiamo imboscata 45% e non è tanto, ma meglio di zero. Proviamo a fare il meglio che abbiamo con quello che possiamo. E infatti, imboscata non riuscita, abbiamo una metà. La riaffrontiamo. Non esistono sconfitte, ma solamente lezioni imparate, quindi anche se la perdiamo, non la perdiamo. Giochiamo d'azzardo. Eccola là, non fatelo a casa, bambini. Ancora questi orchi sono affrontabili. Abbiamo gli uomini dell'impero che sono una fanteria normale, normale. Però, c'è un però. Niente, non abbiamo altra possibilità. Dobbiamo andare alla grande. Noi li possiamo passare di qua, di là, e quindi facciamo tap. Swordsman! Se in questo caso non riusciamo a averla meglio nella gola, ci prendiamo la collina alta.
Noi li usiamo come distrazione. Forza inizia! Ma non me la prendono comoda. Tanto sanno che non li paga nessuno. Quando voglio. Ai ai ai. Esattamente cosa pensano di... Esatto, scemi, andate a inseguire... attaccare dietro. Esattamente. Li buttiamo tutti. Dove vogliono arrivare questi? Facciamo perdere tempo ancora. Una prima wag già sprecata così. Vediamo come... No lingering! Yes, sir! To battle! We serve the Emperor! Take the ground! Moving now!
La milizia se la scampa sempre, forza milizia. Hammer and blade ready for the Warhammer. Proviamo a travolgerli questi, tanto non servono, non sono tanto in grado di rispondere in queste condizioni. E alla Cromwell con i fianchi di ferro gli spariamo e poi gli carichiamo. Cerchiamo di non perdere le staffette perché sono preziosissime comunque. Mi facciamo caricare il resto. Esattamente. Ready, for the twin tails comet. Sigma! Sigma! For the Warhammer! Spartans the target! Swordsmen! The Empire endures! Strike them down! Now! Sigma calls! For the Warhammer! Yes, General! Questa bella massa di orchi la vediamo di schiantare. Violento. We obey. Ready? Attack the men. Sorcery. What do you bid? Prepare for combat. Conditions acceptable. Perfetto. Fianco sinistro assicurato e anche la vittoria. Vittoria abbastanza pulita, rimanenti 6-6-6, maledetti.
Perfetto. La richiesta venga accolta, ma sì, un giro del caos, ma chi se ne frega. Allora, Ostermark richiede la città backup. La città di backup è stata storicamente la capitale di Ostermark. Allora, ma io la ridiamo all'Ostermark, via, così ci guadagniamo anche un po' di amicizie. Let us begin. Allora, inarrestabile, velocità di reintegro migliorata. It is time. Questo è difficile. Ti conviene ripararci a Stengard. Perché? Perché se vanno a Fortesol, comunque c'è 14 di guarnigione e sono portati dalle mura. Faildorf ha 8 di guarnigione ma ha le mura e ho il tempo di barricarmi. Ho solo bisogno di ricostituire un po' di truppe perse. Forte Jolle sotto assedio, come vi dicevo, la combattiamo sperando di non perderla. Tra l'altro l'ambientazione è magnifica. Questo è su sul Carpio, su per i monti, da noi. Hanno solo le scale e noi li accogliamo alla Imperial maniera. Swordsmen! Ready for war! E chi ci ferma? Steady, man! Centrali, la cavalleria uguale e il mortaio lo piazziamo in maniera strategica al centro. E mi sa che abbiamo finito tutte le proprietà intellettuali a disposizione. E che Sigmar ce la mandi buona. Insomma, il loro comunque lo fa. Via. Iberina, listen! Ready for war! By Ulrich's wrath! On my command! Very well! L'orco ci verrà direttamente lì. Sono belle le scale degli orchi. Oh, sono fatte pure bene. I speak, you act. Agreed. By Ulrich's wrath, guild up. Ready to serve. Water. A furor di botte. Captain of the Empire. Great swords. Twin-tailed comet!
Il fianco sinistro sta più o meno reggendo. Se riusciamo a ammazzare il capo orco non è una brutta idea. Ah, carini i zuggoli, specie quando impattano contro le mie lance. Sperando di non perdere il via. Formation march! The Helden Hammer! Listen up! Prepare for combat! Charge! Sigma! Our steeds are restless! Questi aspettiamo che scendano giù e li smassacriamo. Now! For France! By Ulrich's wrath! Prepare for combat! Sigmar commands! Halberdiers! We await your orders! Armed and ready! Dobbiamo tenerci assolutamente queste mura qui. Our steeds are restless. Formation march. Carichiamo gli arcieri gobbi. Crossbowmen. Water! The Empire endures. Emperor's might. By Ulrich's wrath! Prepare for combat! Charge! Yes, General! Withdraw! We serve France! Attack! Water! Great swords! È molto tosta questa, molto, molto tosta. The Empire endures! Halberdiers! The crown quakes! Withdraw! Charge! Mortar! Quick march! Una l'abbiamo salvata. At speed! Awaiting orders! Yes, General! Armed and ready! Moving! Proviamo a tirar via il mortaio da qui. Ready for war! Formation! Sigmar guides us. For France! Whoa! Crossbowman! Magari riusciamo a salvare qualcuno da sotto. Mortar! Get them! Enemy wizard spotted! Yes, sir, quickly! Take the ground! Sigma preservers! Vediamo di guadagnare il più tempo possibile per far ritirare i nostri. Sigma commands! Moving
Sigmar calls. Allora, riusciamo a riprendere un po' di slancio con i cavalli, tanta roba. Le tende di Geralt e compagnia bella sono state le carte da gioco. In Sigmar's name! Form a ring of steel! We are Sigmar's heirs! Show us the foe! Ready for war! Halberdiers! Attack! Armed and ready! Send us out! Sir, Sigmar call! We serve the Emperor! Grande gli alabardieri, e gli diamo lo slancio alla cavalleria che perde un po' di foga durante il corpo a corpo. Missiles ready, my grass! Our orders? Charge! Prepare for combat! Crossbows ready, General! Charge! Glory to the Empire! General! We obey! For France! Fateli vedere, ragazzi! Finché non prendono il centro, siamo salvi. L'obiettivo nostro è questo qui, tenere la piazza. Mor sia con noi. Un plauso agli alabardieri che stanno resistendo anche troppo a questi spadaccini solitari qua giù. Send us out! Kill every stinking goblin! Mortar! Facciamo riposare i cavalli. Keep your heads down, men! They're casting spells! For Helden Hammer! Salviamo questi balestrieri. Glory to the Empire! Missiles at the ready! Moving now! Emperor's might! For France! Una ottima ritirata strategica all'interno. Il mortaio ha fatto il suo e ora lo usiamo come fanteria semplice. Ready to serve! Formation march! Avanti Gobbi con le mantelli. Fate i cosmi del supereroe dall'altra parte. Conteniamo la carica. Sfondiamo sugli orchi. Attack!
Sigma guides us. None shall live. To battle! Attack! Un'unità di balestra insieme a questi ragazzi qui, la mandiamo. Sfruttiamo al massimo ogni minimo per rifugio possibile. E forse ce l'abbiamo fatta. Per un pelo. Li giustiziamo tutti, perché mi serve il reintegro migliorato, visto che siamo assediati da ogni lato. Relazioni pericolose. Helmut Feuerbach, il nobile minore costretto di ami con la data di Ostland, è stato imprigionato. Allora, io un po', io c'ho attuale 6. Facciamo pressione per l'Ostland. Sì. Intercediamo per la grazia, che non serve più amicizia possibile, qua non è. To battle, men of the Empire. What bring? I think not. Vabbè. Allora, combattiamo come cacchio che pare. Insopportabile. Ci distruggeremo con questa diplomazia. Are you? By the comet. Cioè, già abbiamo anche a fregare il cavallo. I'll move. The Empire. Forte Sol, lo potenziamo, assolutamente sì. Ecco, questo era un attimo inaspettato. Proviamo a non avere troppi rifornimenti. Oh, perfetto, adesso li ricontrattacchiamo appena possibile. E non avranno il supporto di altro gruppo. Questi sono venuti in più a salvare gli altri di meno. Cosa c'hanno in testa? Milizia locale migliorata. E io direi che possiamo attaccarli che sono in marcia. E loro, essendo in marcia, prenderanno il doppio delle mazzate. E infatti. On march! Ready. Move! Si ritorna a Pfeildorf. Reintegriamo in questa maniera perché andremo a sviluppare nuove truppe in maniera molto semplice, però già potenziate. Io vi prendo l'attacco fulmineo che in ogni campagna è essenziale. So. Perché ci permetterà di attaccare più nemici, ma uno alla volta. Miglioriamo la guarnigione. E al prossimo turno io mi prendo anche una truppa speciale. Disciplina e velocità migliorata per le truppe provinciali. Ora è il momento.
Amuleto di oro marino, tenta di assassinare per uccidere uno dei conti vampiro, una mossa saggia, un pubblico più 2. Ci ha ricompensato bene. E adesso mi sblocco la guerra di Eldred, i lancieri sprafiti. Guardia d'elite, carica difesa contro le cariche, esperta. The nation calls. Mettiamo un'imboscata, quanto abbiamo stavolta? 45 sempre, vergogna. Ci proviamo. Ordine pubblico più 4, io direi di... No, lo lasciamo così ancora. True King! Step forth, true friend of the... Vabbè, io ci provo sempre. Quindi vedete che arrivati al turno 15, quindi quasi addirittura d'arrivo di questo tutorial, abbiamo mantenuto un controllo sulla regione, abbiamo difeso Forte Sol, abbiamo interrotto gli attacchi degli orchi, praticamente giochiamo un po' in difesa e cerchiamo di solidificare la base su cui partire per le future invasioni del territorio. Abbiamo anche uno di autorità imperiale, quindi più 1315 da spendere. Io vorrei migliorare le mie relazioni con... vedendo qui... Non vorrei spendere troppo perché a un certo punto il dilemma ci offrirà... Sigma's will! Ci offrirà di spendere parte del, insomma, della macchinazione elettorale. Averland, miglioriamo, sì. Miglioriamo anche con l'imperatore, perché non si può vivere senza imperatore. E intanto per ora così. 1095 li teniamo, abbiamo comunque crescita migliorata, pressione fiscale e puntali di aumento con i conti d'attori. Mettiamo sotto assedio Karakirn, vediamo che succede. Aumentiamo la crescita. I am the supreme patriarch. I shall be victorious! Sperando che non mi arrivino all'improvviso i matti di Karakirn. 10 più 9, 19, 20. Vediamo un po' che succede. Forse una battaglia, mi aspetta. E già che se riuscisse a confederare Karl Franz non sarebbe male. Battaglia, Karakirn subito alle spalle. Io mi ritiro perché non voglio avere troppi nemici che mi arrivano. Loro sicuramente ci avranno a che fare con veleno nero. It is time. Midland richiede la regione. Richiede la restituzione di Weismund, permetti l'espansione. A me mi cambia poco Nordland, Fealtai Middelland, Evil Middelland, perché hanno gente che mi interessa qua. Moving off. Hanno Boris Stadbringer. Quindi mi messo a saccheggiare allegramente. I will. Sarà un problema loro. Io l'attacco fulminio lo diniego e diniego anche il fatto di attaccare qui, perché questi qui sono scappati fuori con due armate e venirmi a far la pelle, vergogno. Meglio che gli ho fatto a Karakirn poi. Il grande tour di concerti nell'impero, per migliorare la propria reputazione politica, ci sono pochi modi più efficaci di ottenere il consenso sulla gente pubblica. Non farei nulla prestigio, prestigio autorità imperiale più uno, ma noi abbiamo già autorità imperiale più uno, io faccio non fare nulla, metto il prestigio sì. E ci andiamo a migliorare le relazioni con
la gente che ci vuole male. E miglioriamo piano piano. Questi nani sono troppo blindati, non mi piace per niente. 12-12, ignorante questa cosa. Potremmo rifugiarci a Stengard, ma andiamo a difendere Pfizer per ora. Vediamo di mettere qualche... No, lasciamo crescita maggiorata. Cortisol resiste più che mai. Yes. Yes. Approach as friend. Oh, patto un'aggressione, accordo commerciale e transito militare. Ah, oh, finalmente. Zulrikar, step forth, true friend of the Angoran Smacker. Vuole farci la pace, questi matti. My throng. Questi sono pazzi. Mi verranno sicuramente a cercare a far la pelle. Aumentiamo il turno. Riprendetevi, caracchiere, che volete dalla vita mia. Ecco. Quindi aspettatevi anche questo dalla IA del computer. Freddamente ve la rinuncio così. Ecco, e infatti sono sotto assedio. Ah, maledetti nani. E miglioriamo in sti presagi, più disciplina. Alberico, ah, ferma Stirland con la forza. Quella dichiarata, la sezione di Stirland è evitata. Prestigio 1000, ferma Stirland con la forza. Lo fermiamo e ringraziamo per non averci fatto così tanto male. Versione tempo di carica, unità d'artiglieria, non adesso. Piccole munizioni, munizioni più 10. Aumentiamo la corazza per la fanteria. Beacon! Do not waste my potential. Sono sotto assedio. Aspettiamo allora. Non credo che potremo farci niente purtroppo. Tentiamo di resistere il più possibile, ma... L'ultimo turno, che è il 20esimo. Veleno Nero coglie l'occasione e vuole sfondarmi, giustamente. Il letto arrivano in guerra, dichiara guerra all'Averland, allo Stirland, la guerra tra le tre è stata evitata, autorità imperiale più uno. Non posso, devo schierarmi perché non ho abbastanza prestigio, maledizione. Io mi schiero con... l'Averland, perché c'è già il commercio, lo voglio mantenere. Sono in guerra con lo Stirland, maledizione, maledizione, maledizione. Vabbè. So, my hand hovers close to my... Aye. Greetings, Zumbi. What? Faldor può resistere altri 7 turni, il tempo di avere le corazze migliori, ma la vedo brutta. Aumentiamo l'incontaminato intanto. I stand men of the Empire. What bring never?
macchiniamo un po' imperiale, non si può. All right. Absolutely not. Sigma's will. Yes. Approach as friend. All right. Approach as friend and make your offer. Non posso chiedergli più di quello che già sono. I will not disgrace my ancestors. La guarigione c'è. Comunque, ragazzi, per ora vi ho fatto vedere quello che può succedere e come comportarsi i primi 20 turni. Fino a qua ci siamo arrivati. Ci aspetta una dura battaglia. Durissima battaglia. Queste truppe purtroppo non erano calcolate, ma a quanto pare i nani sono deficienti e gli orchi li accompagnano. Abbiamo mantenuto i confini, tenteremo di mantenerli ancora. Il nostro tutorial si conclude qui. Sì, lo so, sembra un po' una paraculata, ma volevo far vedere i primi 20 turni. Se poi il PC a un certo punto decide che dovete essere terminati. Ma questo non è dato da vedere, perché? Perché ancora la battaglia è tutta da decidere. E non sappiamo che fine hanno fatto gli orchi. Inoltre abbiamo ancora Forte Zol che resiste e potremmo crearci, anzi lo facciamo subito, un generale dell'impero. Caccia al mostro, aggressività. No, prendiamo caccia al mostro. Non guadagniamo più tanto, ma abbiamo una truppa in più da usare nel caso di bisogno. Io vi ringrazio per avermi seguito. Mettete un like al video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici, gli orchi, in animo, bla bla. E ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo tutorial, alla prossima campagna. Da Capitale Droga è tutto, alla prossima volta. Ciao ragazzi.